Buongiorno pilota o buonasera pilota, benvenuto in un nuovo tutorial Lorair. Nuovo anche nella veste grafica, come puoi vedere, perché abbiamo cambiato, ho cambiato un pochino di impostazioni, tutto per rendere la cosa ancora più interessante, almeno così spero e così provo. Che cosa vedremo oggi? Beh, l'avrai visto sicuramente dal titolo, ma lo vedi anche da questa schermata. Parleremo dell'F-18C, di cui abbiamo parlato un sacco di volte. Ho tutta una playlist riguardante questo meraviglioso aereo per Digital Combat Simulator e faremo un cockpit familiarization. Andremo a vedere ogni pannellino all'interno del cockpit, che cosa serve, che cosa fa. E poi faremo una ramp start. Avevo già fatto un video sulla ramp start dell'F-18 Hornet, dell'F-18C, però siccome lo sviluppo di questo aereo sta continuando e secondo me ormai siamo in linea di arrivo, diciamo ormai finendo lo sviluppo di questo meraviglioso aereo, beh, forse c'è da rivedere la ramp start perché in alcuni passi, in alcuni punti è cambiata. Quindi, casomai, vai a vedere il vecchio video che avevo fatto e scopri le differenze un pochino così come facevamo con la settimana enigmistica. Passiamo quindi alla seconda schermata. Che cosa vedremo? L'ho appena detto. Cockpit familiarization e la startup o ramp start a seconda di come la vediamo, insomma, l'accensione dell'aereo. Bene, e per fare il cockpit familiarization potete anche consultare le famose jack guide. Le avevo già parlato in un air caffè tempo fa, andatelo a ricercare, casomai vi lascio il link qui in descrizione in modo che andate a vedere dove si trovano queste jack guide. Questa ad esempio che vedete è quella relativa appunto all'F-18 Hornet. Quali sono, un po' come farebbe il nostro Master Chef, no? Quali sono gli ingredienti di stasera? Beh, sicuramente il DCS in versione open beta, perché chiunque vuole volare ad esempio nei server Lorair deve utilizzare la open beta. Vi ho spiegato perché tempo fa in altri video, quindi anche in questo caso andatelo a vedere. Utilizzeremo Supercarrier perché faremo l'accensione tra virgolette veloce sulla Supercarrier, e quindi che è una procedura più veloce che ti permette di essere pronto più agevolmente con tempi minori, appunto per essere subito operativo. E poi ovviamente l'F-18 Hornet, che ogni tanto è in sconto, ma di questo ne parleremo più avanti. Ti ricordo che da qualche giorno, quindi da Natale, anzi per essere più precisi, dal Natale 2020, è presente anche un canale Telegram dove ogni mattina pubblico delle news riguardo Digital Combat Simulator, ma anche di X-Plane, ma anche di Flight Simulator 2020. In più, quando trovo qualche offerta interessante che può essere appetibile, beh, ce la metto. Quindi queste sono le coordinate per questo nuovissimo canale Telegram. Bene, io direi di cominciare direttamente con il cockpit familiarization, cioè andiamo a vedere che cosa sono tutti quegli strumenti, soprattutto per i neofiti di questo bellissimo aereo che è l'F-18 Hornet. Quindi entriamo, eccoci qua, direttamente sulla Supercarrier, il mio solito numero 227, e proprio entriamo all'interno della cabina di pilotaggio, detta appunto cockpit F1. Eccoci qua, eccoci qua. Ogni tanto vedete che cambia velocemente la visuale perché io resetto la mia vista. Allora, io direi di cominciare da questa parte. Il primo pannello che voglio farti vedere non è assolutamente questo qua perché non è molto implementato. Andiamo sul pannello sensori. Qui avremo alcuni strumenti che sono il FLIR, quello che ti permetterà di attivare il targeting pod. Ho fatto anche qui tanti video. L'accensione del radar, l'accensione poi del laser, eccetera, eccetera, ma di questo ne parlerò più avanti. E poi soprattutto questo rotativo qua che ti permette invece di fare l'allineamento dell'aereo. Oggi questo lo utilizzeremo in una maniera molto importante. Poi abbiamo il secondo pannello, sempre di destra, che è l'internal light, INTR light. E quindi le luci delle console, gli strumenti, tutte quelle che sono le luci interne dell'aereo. Poi abbiamo il pannello ECS. Questo
Questo riguarda la temperatura del pilota all'interno della cabina, anzi la temperatura della cabina all'interno del pilota. E vabbè, avete capito. E poi abbiamo i bleed air, come arriva l'aria all'interno dell'aereo, molto interessante, la cabin pressurization e poi altri strumenti che oggi non vedremo. Poi abbiamo il pannello delle batterie e dei generatori. Direttamente qui sopra abbiamo il pannello delle spie e della pressione idraulica, nonché il radar altimetro, look per il gancio quando atterriamo sulla portaerei e poi questa livetta qua che serve per alzare e abbassare le ali che abbiamo qui, vedete che sono ripiegate in questo momento. Passiamo alla parte di fronte a noi del cockpit. Mi sono preso anche un po' di appunti perché fa sempre, è sempre importante per non sbagliarsi. Abbiamo la parte, diciamo, bassa del pannello frontale, abbiamo degli strumenti analogici, un variometro, un altimetro e anche un indicatore di velocità, con l'anemometro. Un orizzonte di backup, artificiale di backup, e l'RWR, Radar Warning. Poi abbiamo questi pannelli, questi display che si chiamano DDI, Digital Display Indicator. Ok, ne abbiamo due, e poi ne abbiamo uno centrale, importantissimo, che si chiama AMCD, Advanced Multipurpose Color Display, che è questo qua centrale. Se io poi clicco alla base del mio stick, vedete che posso vedere un altro pannello qui sotto, che è il pannello delle contromisure che ha anche la pressurizzazione della cabina. Ok, perfetto. Qui davanti a noi abbiamo il cosiddetto upfront controller, keypad, display e push button. Sono questi tre qui, li utilizzeremo molto. Se andate a vedere dei miei video in passato, vedrete che l'ho utilizzato soprattutto anche quando devo definire il TACAN, quando ho bisogno di fare l'allineamento alla portaerea piuttosto che l'identity friend of foe, eccetera, eccetera. Questo pannello qui sotto serve fondamentalmente per la luminosità dell'HUD, che è questo qua, Head Mounted Display, ma oggi vedremo soltanto poche funzioni. Passiamo al DDI di sinistra, dove vediamo appunto che è identico a quello di destra, e poi abbiamo la parte delle armi, il Master Arm che non utilizzeremo oggi, e quindi qua direttamente la selezione delle armi aria-aria e air-to-ground. Qui abbiamo delle altre spie che ci fanno capire, ad esempio, se i motori sono in fiamme, quale motore è in fiamme. Passiamo alla parte di sinistra, abbiamo un emergency, diciamo il jettison di emergenza che fa staccare tutto ciò che abbiamo attaccato sotto le ali, così come questa leva gialla interessante che ti permette di eiettare il canopy quando sei in una situazione, diciamo, di emergenza. Te lo fa anche questa barra che puoi tirare qua, questa leva, ti eietta direttamente il canopy e in più ti butta fuori dall'aereo. Questa qui sotto sono i carrelli, sono molto simili in tutti gli aerei, questi carrelli. Si vedono, poi si accende tutto, poi insomma lo vedremo casomai in un altro video. Poi abbiamo quest'altro pannello qua dove ci sono i freni parcheggio, quelle che sono i flap, che sono automatici oppure metà oppure tutti estratti, il selective jettison, importantissimo per eiettare parte del carico bellico oppure dei diciamo così dei serbatoi. Questo che è il launch bar, non so se lo vedete qui, che serve appunto per agganciarsi alla portaerei, la taxi light, che sono le cose che ci interessano di più. Questa parte qua serve per il ground power, non la utilizzeremo. Questa parte qui serve per le luci esterne, le luci di posizione, di formazione, le strobe light, che adesso le mando in avanti così le vedete, strobe light.
Ok, questa parte, adesso ritorno qui indietro perché sennò l'accensione non la vedete, questa parte qua che riguarda tutti il carburante e qui la possibilità di aprire il probe per il rifornimento in volo, il pannello di accensione dei due motori e dell'accensione degli APU che utilizzeremo tantissimo oggi. E, le superfici di controllo alari, queste sono, quindi trim, il reset che anche questo oggi utilizzeremo, pannello dei volumi delle radio, eccetera, eccetera. Pannello ILS non lo utilizzeremo, non è neanche implementato questo cripto che serve per i messaggi criptati tra aerei, eccetera, eccetera. Non credo che sia una cosa che implementeranno neanche tanto a breve. E poi questa parte qua che riguarda appunto l'ossigeno. Mi sono dimenticato una piccola parte che è questa, dove qui possiamo vedere gli RPM, quindi i giri del motore, dei motori, la quantità di carburante e il bingo fuel che lo troveremo qua. Questa parte qua ancora non mi sembra essere ancora implementata. Bene, questa è un po' la prima parte del nostro cockpit familiarization, ok? Passiamo quindi adesso alla vera e propria accensione. Vediamo se cambia. Oh, la ramp start, accensione dell'aereo. Accensione che, come ti avevo detto, avevo già fatto tempo fa, ma che oggi rivedremo in una versione un pochino più avanzata, molto interessante. Bello perché te pensi di aver finito di fare un lavoro, in realtà ci si ripropone spesso. Rientriamo all'interno del nostro velivolo e iniziamo la vera e propria procedura di accensione. Ok, la prima cosa da fare è accendere le batterie. Vedete che le batterie sono accese, si sente un rumore caratteristico, te lo faccio sentire. È molto basso, ma si sente. U accentata per aprire il menu che troviamo qui a destra. Andiamo a chiamare la Ground Crew. Nella Ground Crew andiamo a chiamare soprattutto vabbè, il Rearmer Refueling che avete visto che abbiamo fatto prima. Ok, quindi io scelgo diciamo una configurazione che ci serve appunto per essere leggeri, veloci, eccetera, eccetera. Faccio notare che queste X che trovate qua vengono fuori quando clicchi su Remove Pylon e se vai fuori, come puoi vedere, l'aereo vedi che è completamente senza piloni, è più bellino, è più ganzo, ok? Nel caso uno voglia chiamare appunto la Ground Crew e farsi collegare con l'unità di energia di terra, dovrà appunto chiamare la Ground Crew e Ground Electric Power. Questa è quella che ci servirà appunto per avere energia senza dover consumare carburante. Questo lo vedremo in un prossimo video però. Anzi, se vi interessa la cosa, ditemelo perché così appunto attraverso i vostri mi piace oppure nei commenti, così lo farò vedere. Comunque ti dico subito che è attraverso questo pannello che comanderemo queste cose. Bene, a questo punto io direi che possiamo cominciare la vera e propria accensione, quindi APU on. Quindi si clicca qua, io ho settato l'APU direttamente sul mio WarDog, quindi faccio così. Sentite il rumore dell'APU che comincia a girare, a partire. Dobbiamo aspettare che l'APU vada a regime e che quindi sia acceso. Quando si è accesa completamente, come vedi, si accende questa spia luminosa verde. Benissimo, cosa che io ci tengo particolarmente, bisogna sempre andare a dire alle persone che sono fuori che noi stiamo accendendo l'aereo, quindi luci di posizione, luci di formazione accese, ok? In questo modo. Adesso accendo anch'io. Ok, torniamo quindi all'interno e cominciamo a controllare che alcuni switch siano spenti, ma soprattutto andiamo a accendere il motore di destra, quindi engine crank R. Ok, motore di destra è acceso. Guardiamo direttamente sul pannello dell'RPM, aspettiamo che questo numerino
cioè che sarà il numero delle RPM, arrivi intorno ai 24-25, e a questo punto, quando è arrivato a quel numero di giri, andiamo a tirare su appunto la manetta di destra in posizione di idle. Come si vede subito, il motore si sta accendendo. Andando all'esterno, tu vedi che il motore di destra si sta appunto accendendo e si sono accese adesso anche le luci, ok? Perché le luci prima non erano accese perché fondamentalmente non avevamo dato energia a questi sistemi. Rientriamo all'interno. Avete sentito qualcuno che parlava? Dobbiamo andare a girare il bridale di 360 gradi in questo modo e sentire questo bip bip importantissimo. Andiamo a dare un po' di luce interna alla console, istrumento panel. Questo va un po' a discrezione, a seconda di quello che voi volete vedere, le luci che volete considerare. Diamo un altro giro alla Blade Air, ok? Come vedi, tutti i pannelli però in questo momento sono assolutamente spenti. Master Cushion è on, spegniamo il Master Cushion e accendiamo i due DDI, anzi i tre DDI. In questo modo accendiamo quello di sinistra, quello di destra e con il rotativo centrale accendiamo anche il DDI centrale, che ovviamente si chiama AMCD, Advanced Multipurpose Control Display, Color Display, perché questo è l'unico display che è a colori. In questo momento si è acceso tutto, ma accendiamo anche quelle che sono il nostro HUD, che comincia già a darci delle informazioni importanti. Vedete che ci fa vedere che alcune situazioni non sono pronte, ok, il film non è pronto, ci sono tante cose che non funzionano. Allora, andiamo nel DDI di sinistra, clicchiamo su menu, ok, viene fuori SUPT e clicchiamo su FCS. In questo modo, in questo momento vediamo che abbiamo un sacco di informazioni sul TDI di sinistra. Queste sono le posizioni, credo, in gradi, ma poi correggetemi se sbaglio, se qualcuno sa un po' di più me lo dica. Comunque, delle nostre ali, dei nostri alettoni, delle nostre superfici mobili, ok? Queste sono le posizioni che noi vediamo delle nostre superfici. Ok, importante andare a mettere i flap su auto. Vedete che questo qua, diciamo così, va tutto a zero, ma che gli stabilizzatori sono a 2. Andiamo a cliccare su rudder trim, ok, lo azzeriamo ed ecco che qua gli stabilizzatori ritornano a 12, che questa è la posizione appunto dei trim per il decollo. Infatti questo tasto rudder trim, e vedi che c'è scritto TO trim push. Questo è il take off trim, cioè la posizione di take off dei trim, perché per averla attivata basta cliccare qui sopra. Questo è quello che ci sta dicendo. Adesso andiamo a fare un test sulle superfici alari. Lui non sa come sono messe le superfici alari di questo aereo. Ok? Quindi andiamo a cliccare su FCSMC sul DDI di destra. Ok? E si apre una schermata importante. Se tu vai a cliccare il tasto Y sulla tua tastiera, vedrai che questo switch qua si alza e si abbassa, ok? Questo è l'FCS bit switch. Vedi che noi stiamo facendo il bit, l'allineamento bit, ok? Quindi tenendo premuto Y andiamo a schiacciare FCS, cioè andiamo a schiacciare quelle che sono le superfici di controllo. Adesso lui va a fare un test. Se vado all'esterno, vedrai che le superfici alari si stanno resettando, sta cercando di capire come sono, se si muovono bene, se funziona tutto, eccetera, eccetera. Quando avrà finito, sentiremo un beep. Eccolo qua, l'abbiamo sentito. Perfetto, il beep c'è stato. Bene, a questo punto tutti questi segnali di errore vanno resettati. Come si resettano? Con questo reset qua. Tic, si schiaccia e come vedi ho resettato assolutamente tutto. Va bene?
Allora, adesso una parte fondamentale che è l'allineamento dell'aereo, cioè dove ci troviamo, come faccio a sapere dove sono, ok? L'allineamento dell'aereo. Allora, andiamo sul pannello sensor di destra, ok? Vedi che su questo pannello, in questo momento, vedi che c'è scritto INS, quindi l'allineamento, l'inserimento dell'allineamento è su OFF. Qui hai quattro posizioni fondamentali, che sono di più, però quelle che ti servono adesso sono fondamentalmente queste due, che è CV e GND. CV sarebbe l'allineamento per la supercarrier, per quando sei in mare. GND invece è l'allineamento quando sei fermo. Che differenza c'è? Quando tu sei a terra, il tuo aereo è fermo in un punto, ha le coordinate di latitudine e longitudine direttamente su un punto stabile sulla terra. Quando su sei una nave, carrier, tu ti stai muovendo, vedete che la nave sta andando. Quindi l'allineamento non è uguale perché deve considerare che ti stai spostando. Che cosa facciamo quindi noi? Lo portiamo su CV, ma prima di farlo andiamo sul DDI di destra, lo puoi fare anche su quello di sinistra. Comunque io di solito lo faccio su questo. Clicco su un menu, viene fuori TAC, vedete bordato con boxato, si dice così, all'interno di questo rettangolino. Schiaccio ulteriormente e vedi che c'è scritto SUPT. Ok? Se clicco su HSI, vedi l'HSI che è la schermata che ci interessa a noi. È la stessa schermata che c'è qua. Però qual è il problema? Che qua io di solito ci vedo un pochino peggio perché ci sono appunto, essendo colorato, essendoci la mappa sotto, vedo molto peggio. Quindi preferisco farlo sul DDI di destra. A questo punto ritorno sul pannello sensor e metto il rotativo INS su CV. Adesso vedi che lui si sta allineando. La cosa importante è che tu devi cliccare su STD HDG. Lui si boxa perché questo ti permette di fare un allenamento molto più rapido che se tu non lo diciamo boxassi, ok? Dopo qualche secondo vedrai che questo time si ferma, comincia un conto all'avanti e comincia anche un conto alla rovescio. È molto più veloce rispetto al fatto che non avessi cliccato questo standard heading, standard HDG. E noi lasciamo che il tempo trascorra e che quindi lui si allinei. Intanto che lui si allinea, che cosa andiamo a fare? Andiamo a selezionare il bingo fuel, cioè quella quantità di carburante che ci avvertirà che dobbiamo assolutamente tornare. Ad esempio, io adesso qui lo metto sui 2000, 2000 libbre di carburante. Faccio un allineamento anche per quanto riguarda la nostra orizzonte di backup, orizzonte artificiale di backup, ok? E aspetto l'allineamento. Ancora qualche secondo, intanto posso andare a accendere l'RVR che si trova in questo punto. Ok, sentite anche dei suoni importanti per quanto riguarda l'RVR. Se vuoi vedere la stessa cosa che vedi qua sull'RVR, basta che clicchi qua e poi qui ed ecco qua lo stesso RVR che avete qua. Per tornare nella situazione principale basta schiacciare di nuovo menu, SUPT e di nuovo HSI. Intanto guardate cosa succede, che il nostro HSI ti dà ok. Perfetto, ci siamo allineati. A questo punto torniamo sul pannello sensor e mettiamo il rotativo non più su nav come avevamo fatto tempo fa nell'altro video, ma lo mettiamo su IFA. Questo ci permette di essere molto più precisi, soprattutto quando abbiamo il targeting pod. Ok, benissimo, diciamo che siamo già a buon punto. Direi che possiamo accendere tranquillamente l'altro motore, quindi engine crank. Andiamo su accensione del motore di sinistra. In questo modo torniamo sul pannello dell'RPM, questi cominciano a girare, arriviamo a 20-22 e di nuovo la nostra manetta torna
la spostiamo su idle, quindi adesso controlla la manetta qui e qui i giri del motore. E voilà, vedi che i giri cominciano a salire, ecco qua, e quindi vedi che il nostro motore si sta accendendo. Arriva sui 6, mi sembra sui 600 gradi di temperatura e poi ritorna indietro. No, non è arrivato su 600, è arrivato su 400. Molto bene. Adesso però vedi che i giri del motore, sia di destra che di sinistra, sono perfettamente allineati. Vai all'esterno e puoi vedere che i motori sono tutti e due funzionanti. A questo punto ti puoi permettere anche di chiudere il canopy che è qui sopra che ci sovrasta. Ci sono due modi per chiudere il canopy: o attraverso questa levetta che trovi qui, ok, oppure utilizzando il control di sinistra più C. Dipende da te come ti trovi meglio. Se vuoi chiudere in questo modo, vedi che si chiude a scatti, ok? Se invece vuoi usare il control C, lui viene giù da solo. Guarda, e voilà, anche il rumore all'interno della cabina cambia. Intanto hai sentito un rumore strano, uno spegnersi di qualcosa. L'ho fatta apposta perché ti volevo far notare che adesso l'APU è ritornata da sola su off, cioè l'APU, l'Air Power Unit, che cosa fa? Si spegne da sola, perché ti fa, diciamo, consumare meno carburante e perché si è accorta che tutti e due i motori sono accesi. Ok? Quindi il tuo aereo in questo momento è assolutamente acceso. Bene, una cosa che puoi andare a fare è quella di chiamare la ground crew e farti togliere i wheel chocks, che sono quei fermi che ci sono ai tuoi carrelli che non ti permetterebbero di andare. Schiacciamo remove e attendiamo, vedete che questi wheel chocks vengono tolti. Wheel chocks now remove. A questo punto noi siamo pronti per decollare. Quindi procedura di accensione diversa rispetto a quella che avevamo visto l'altra volta. Aspetta che cambio visualizzazione, altrimenti viene il mal di mare anche a te. Ecco. Quindi dicevo, procedura di accensione estremamente diversa dalla volta scorsa, che avevo fatto la volta scorsa, ma altrettanto interessante e utile per partire velocemente con il nostro F18 Hornet. Ti ricordo tutte quelle che sono i contatti per volare con me direttamente sul canale Discord, le vari canali Twitch, ovviamente il canale Telegram, che poi te lo faccio vedere meglio, è questo qua, ma l'avevi visto anche prima, e il canale Instagram e il gruppo Facebook, sempre Lorraine. Quindi tanti modi per rimanere sempre in contatto con me. Bene, io ti invito a lasciare un mi piace se non l'hai ancora fatto e di iscriverti al canale, perché così insomma mi dai la forza per continuare con questo progetto che ormai sto mandando avanti da qualche tempo. Bene, scusate, ringrazio anche tutti coloro che hanno voluto in questi mesi supportare il canale attraverso l'iscrizione, e ringrazio anche tutti coloro che hanno voluto supportare il canale attraverso i loro acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto in descrizione. Bene, anche per oggi è tutto. Happy Landings by E-Lyre. Ciao!